Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vediamo le novità della 0.4, per quanto sia già uscita da un bel po' di tempo, però ciò ha lo scopo di informare soprattutto coloro che non hanno ancora provato quest'ultima versione. Cominciamo dalla prima novità. Il sistema della telecamera è stato completamente cambiato, quindi di conseguenza è migliorato molto il movimento rotazionale, ma soprattutto adesso la telecamera collide con pavimento e pareti. Inoltre, se la telecamera si avvicina molto al personaggio, come in questo caso, il personaggio comincia a diventare progressivamente sempre più trasparente. Dal punto di vista dell'esperienza di gioco abbiamo aggiunto due nuove mosse. L'attacco che fa parte della combo principale, quindi la combo 3, come vedete questo terzo attacco. La seconda mossa è l'attacco a schianto, che si può fare soltanto dopo aver eseguito il doppio salto stando in aria, per esempio cliccando il tasto Shift. E questo è l'effetto dell'attacco a schianto. Inoltre allontanerà anche leggermente i nemici, cosa che gli consentirà un po' di spazio d'aria. Sono stati inoltre aggiunti tutti i suoni del MOBA 3, che adesso risulta molto più paffuto e tenero. Fra le novità dell'interfaccia, tuttavia, quella sicuramente più rilevante è l'aggiunta della schermata delle impostazioni, con già le prime iniziali, che sono pur tante, impostazioni per regolare la grafica, il gioco, il suono, eccetera. Vediamone alcune, che sono accessibili sia dal menu principale sia dal menu di pausa durante il gioco. È stata introdotta la possibilità di regolare il volume dei suoni in effetti e musica, la possibilità di attivare o disattivare il contatore dei fotogrammi, che tra l'altro è anche un'altra aggiunta, la possibilità di attivare e disattivare lo sfondo del menu, sempre a scopo di migliorare le prestazioni nel caso abbiate un computer esageratamente schifoso. Questo sarebbe l'effetto dell'eliminazione dello sfondo nel menu, ovvero che elimina lo sfondo 3D. Vi è inoltre la possibilità di regolare la sensibilità dello zoom con la rotellina e la sensibilità del cursore, quindi con la rotazione attorno al personaggio, ed invertire gli assi X e Y. Dal punto di vista delle prestazioni video, si può disattivare l'atmosfera, l'occlusione ambientale, regolare la smussatura bordi, ovvero l'anti-aliasing, e attivare o disattivare il bagliore. Per esempio, guardate l'effetto in lontananza delle isolette, forse sarà un po' difficile da farlo vedere in video. Disabilitando l'atmosfera non vi sarà più l'effetto nebbia per gli oggetti in lontananza. Vi è inoltre la possibilità di disattivare l'occlusione ambientale, che è sicuramente l'opzione più pesante. Guardate soprattutto i bordi degli oggetti, come diventano adesso invece più chiari senza un contorno. Con il bagliore disattivato si noteranno le più grandi modifiche, soprattutto a livello delle particelle e delle indoli, che risulteranno molto più scarne. Per quanto riguarda la smussatura bordi, semplicemente l'anti-aliasing, quindi non c'è più la smussatura appunto dai bordi. Per quanto riguarda il pannello della lingua, c'è, ma non è ancora abilitato. Altre modifiche a livello dell'interfaccia sono l'introduzione delle icone diverse per i personaggi, di cui quella per Adri sarebbe più o meno definitiva, anche se in futuro sicuramente cambierà, ma comunque è decente, mentre per gli altri tre personaggi, disegni fatti a cacchio di cane in maniera assolutamente improvvisata, giusto per differenziarli tra di loro. Alcune piccole correzioni e migliorie, come avete potuto già vedere sicuramente, sono ad esempio il cambiamento dell'inquadratura nel menu principale, o per esempio l'interpolazione delle animazioni, per esempio la camminata, che non si concluderà in maniera drastica, ma eseguirà una specie di interpolazione prima di fermarsi. Abbiamo corretto una falla del pavimento che veniva renderizzato male in alcuni computer, sono state corrette le particelle del personaggio dell'attacco che precedentemente rimanevano molto piccole, sospese in aria vicino alla testa del personaggio. Sono state infine anche migliorate leggermente le tempistiche dell'accovacciamento, per quanto adesso sia ancora inutile, quindi non ha avuto molto senso migliorarle. Però, signori, ci impegniamo, che dire. Queste erano tutte le novità nella 0.4. C'è da dire, tra l'altro, che tra un po' uscirà anche la 0.5, quindi farò un altro video, e questa volta lo farò in tempo appena uscirà la versione. Quindi, che dire, scaricate la versione alfa del gioco, il link del download è in descrizione. Spero che vi possa piacere e che supportiate il progetto. Quindi, signori, ciao a tutti, al prossimo video.